penso che nella biblioteca ambrosiana, quando si fa buio e tutti sono usciti, forse si sentono le voci di questi libri, forse dai codici, dai manoscritti, dagli antichi incunaboli, dalle immagini. Io mi immagino che il fatto che siano qui insieme tutti questi libri, tutte queste culture, tutte queste tradizioni, di notte io credo che parlino, che cantino, che raccontino storie. Ecco, e stanno qui insieme, si raccontano le storie dei mondi. E dunque mi immagino che tutta questa meravigliosa cultura sia come per dire che i popoli e gli uomini possono intendersi, possono parlarsi, possono cantarsi canzoni. Di notte mi pare che in questa biblioteca succeda, e il mio augurio è che tutti coloro che percorrono queste strade possano far succedere la pace anche di giorno. Cosa pensa di questa guida, che è un viaggio straordinario nella documentazione che parla di tante parti del mondo e della ricchezza dell'Ambrosiana? Penso esattamente quello che ha detto lei. Prima di tutto, noi non ce ne rendiamo conto, noi abbiamo dei tesori assoluti di cui siamo custodi mediocri, spesso custodi criminali volontariamente o no, e non riusciamo soprattutto a forare il velo dell'ignoranza e dell'indifferenza in un tempo come il nostro, un tempo in cui noi viviamo di comunicazioni, noi abbiamo delle possibilità tecniche proprio a livello, pensiamo alle risorse della televisione, alle risorse che ci mette a disposizione la tecnologia, e con tutto questo noi abbiamo dei tesori che non riusciamo a comunicare, non riusciamo noi stessi a goderne e a far godere gli altri. Noi abbiamo abbandonato, ce ne stiamo rendendo conto adesso, purtroppo forse sarà troppo tardi, almeno in gran parte, noi abbiamo abbandonato le generazioni più giovani, abbiamo rinunziato a insegnare loro, rinunziato a educare, che non vuol dire trasmettere dei contenuti, vuol dire trasmettere dei principi e dei metodi. Noi abbiamo trasmesso i contenuti principali, quelli meccanici, quelli materiali, la ricchezza e magari anche il cattivo uso della ricchezza. Non abbiamo trasmesso invece quella che è veramente la nostra grande forza, anche la nostra grande forza di europei, cioè per un verso le radici e i principi che dipendono da queste radici. Basti pensare che l'Europa contemporanea, ancora prima di unirsi, perché non è unita, è scivolata sulla buccia di banana di questa ovvia banalità che il fondamento dell'Europa è il cristianesimo, che naturalmente è a sua volta debitore di cose infinite, dall'ebraismo alla grecità, alla romanità, all'apporto delle popolazioni cosiddette barbariche, che non erano barbariche per nulla nel senso basso del termine. Noi abbiamo rinunziato alla critica, abbiamo rinunziato alla valorizzazione di noi stessi. Ecco, un libro come questo ti fa vedere delle immagini, e queste immagini sono sobriamente ma molto ben commentate.